Allora, ragazzi, periodo natalizio no, finito. Ha finito. Periodo natalizio finito. Si riprende, anche se è stato fatto nel 2021, lo vedete nel 2022. Questo è l'HG del Cybuster, ricolorato con, nel modo che secondo me poteva essere giusto. Giusto, bello metalloso, bello metalloso, cromoso, cromoso, come lo chiamo? Come non lo so, cioè io peccato non aver preso sull'Altaisen per violoso. Sì, perché diciamo che questo robot che arriva da Super Robot Wars. Esattamente, e teoricamente avrebbe delle dimensioni abbastanza analoghe al SRC. Altaisen, e potrebbe anche, tra l'altro non ho preso su neanche il Dyson, vabbè, pazienza. Anche l'altro, c'era quello bianco e blu che ho preso il Gaspent. No, come si chiama? Gaspent. No, si chiama così? Pura. Quello della tipa? Sì. Che è quello, penso che sia il Gaspent, quello lì. Ma il nome non mi dice... Siccome era andato... Wing Wong Wang? No, beh, vabbè, andiamo avanti. Dopo questa cosa la recupereremo dopo, sì, dai. Sì, sì, volevo soltanto togliermi il dubbio. Ma se lo tolga dopo. Eh no, le ha fatto venire il dubbio, straccioso. Eppure, guardi, a parte che c'è il modichi, ma questo è il Gaspent ed è molto simile a quello là, eh? Sì, però non c'ha quelle belle alone... Come si chiama? Gaspent, ma come si chiama? Poi dopo può darsi, può darsi, però può darsi che proprio il suo fosse un Wise Ritter, è vero. Probabilmente derivava dal Gaspent e quella era una versione potenziata. Poi, comunque, tra l'altro erano l'ATX Team, sì. Che tra l'altro poi non hanno fatto il Grand Gast per completare, che era un po' più grosso. Vabbè. Comunque il Cybuster era uno, è stato uno dei primi robottoni di Super Robot Wars. Tutti quelli che abbiamo detto prima, Wise Ritter, Altaisen, eccetera, sono mezzi, tra virgolette, con quasi un concetto da Super Robot misto a un Real. E poi dopo vedremo anche l'Air Type 1, 2, 3 che si poi trasformeranno, eccetera. Hanno una conformazione Super Robot con un retrogusto Real. Alcuni sì, alcuni no. Lui invece, però, hanno comunque una conformazione meccanica. Ok. Ecco, il Cybuster è considerato invece un elementale. Quindi... Sì, ha la conformazione del mezzo meccanico, ma in realtà lui è quasi come se fosse qualcosa di etereo, qualcosa di... un'entità? Sì, sì, che lo si pilota non tanto magari riempiendolo di benzina, di armamenti, ma lo si riempie con l'energia, l'energia spirituale. Spirituale, è una roba le emozioni. Le emozioni, infatti il Cybuster comunque è uno dei robot più importanti di questa, e anche uno, tra virgolette, uno dei più potenti. Però... rispetto agli altri magari c'hanno le leve, i bottoni, sì, sì. Invece questo qui si muove un po' più a pensiero, un po' a pensiero, a emozioni, anche lui c'ha le leve, però non è che gli partono missili, gli partono, ha più una concezione quasi astrale, ok, mi viene da se ci può stare, ci può stare, anche perché quando poi lui lanciava il suo colpone partiva una sorta di stella, quindi con tutte le rune, mica le rune, eccetera. Era mistico, bravissimo, ecco, un termine calzante mistico. Nella... Mentre gli altri erano proprio invece robottoni. Mentre invece questo è robottone mistico, ecco, mistico. Quindi infatti ha anche un po' questa forma di armatura, come dire... Beh, è una mezza via fra un cavalierone, non so, medievale, esatto. E però anche un po' mi ricorda il Dunbine, esatto. Che ha una forma, come posso dire, quasi da insetto. Esattamente, infatti c'entra un po' poco con tutti gli altri robot derivanti da Super Robot Wars. Sì. È chiaro che lui, avendo questa conformazione, poi ne ha pregi e difetti
battaglia quando, quando combatte. Tra l'altro il pilota mi sembra che si chiami Masaki. Ed era c'era qui quelle sorti di due gattoni che gli non me lo ricordo, io mi ricordo che erano questi due gattoni parlanti, infatti proprio per il discorso che avesse tutta questa misticità dovuta a questo discorso. Tra l'altro che cavolo, poi dopo loro essendo anche un po' parlanti, cioè gli danno anche dei consigli eccetera, ad enfatizzare poi il discorso di essere un po' mistico come, come robot, e compariva in determinati momenti, ma non è che c'era, lui non era proprio il protagonista, era uno dei comprimari con una certa potenza, un po' come era anche il Dizengard, okay. Aveva una potenza talmente over che lo si utilizzava, perché sennò se c'era lui, boh, battava lui e tutti gli altri potevano anche andare a quel paese. Al di là di quello, io ho cercato di mantenermi una colorazione abbastanza attinente al robottone. È chiaro che al robottone, al modello, è chiaro che dove io ho fatto il metallizzato cromato, lì aveva una sorta di bianco. Ghiaccio perlato, mm-hmm. Solo che però io colori perlati non ne ho che possono simulare, ho deciso di optare invece per dargli più una idea metallica che perlata. Poi ho cambiato magari alcuni dettagli, come si vede soprattutto dietro, dove mi sono fatto anche un discreto culo, perché se nota, notate anche il doppio colore viola cromato, sotto le alette, sì, sì. Dove lì mi sono messo lì a come si dice, a scocciare, a mascherare eccetera, per fare una doppia configurazione di colore. Poi ho cambiato magari quei motori lì da viola, che poi motori dove viene fuori la propulsione, la propulsione, e gli ho poi fatto anche quel inserto verde proprio per cercare di dare più stacco e differenza di colori. Poi cos'altro, una delle parti che mi hanno più impegnato sono... questo è un model kit nuovo? Sì, nuovo. Una delle parti che mi ha impegnato e che ho rifatto più volte sono questi dettagli dorati e neri, dove lì ho dovuto mascherare più e più volte, prima per fare il nero e poi per fare il dorato, anzi prima per fare il dorato e poi per fare il nero, cioè, e li ho cannati fino a quando ho raggiunto un livello che mi soddisfaceva, cercando di sbavare il meno possibile. E cos'altro ho cercato di fare nel miglior modo possibile? Ah sì, come l'originale, loro ti davano in dotazione due adesivi viola per andare a coprire quella parte della spalla, okay. Mentre lì invece io anche lì ho mascherato e sopra il cromato ho dato il colore viola per creare il... e anche lì ho cercato di stare il più addietro possibile senza sbavare, ma anche lì le bestemmie che sono volate me le raccomando, anche perché questo qui come livello di difficoltà e di dettaglio è un HG. Ah, pensavo fosse un MG. No, è un HG, infatti ci sono pochi pezzi, e quindi se tu vuoi andare a una differenziazione... Ah, devi mascherare bomba. Devi mascherare bomba, se no fai monocolore e buonanotte al secchio. Come anche qui sulla spada ci sarebbero gli adesivi, invece lì ho proprio fatto una colorazione a pennello, sono messo lì quel pennellino e ho cercato di... non sapevo come mascherare un tondo. Quindi ho preferito optare per il pennellino, visto che erano parti piccole, che naturalmente anche dall'altra parte, e ho utilizzato per le parti cromate un Alclad su base nero lucida, mentre per la parte viola ho utilizzato i Mr. Hobby, che gli Aquos, che mi è andato a prendere gentilmente Mr. Lo, Dottor Lobo, e anche per il rosso ho usato però il GX03 rosso, penso che si chiami, per fare le parti rosse, vabbè, però dettagli. Per le parti dorate ho utilizzato un oro sempre della Mr. Hobby, il 217 Super Metallic, e poi a parte per le parti cromate, su tutto il resto ho utilizzato come lucido il GX100
sempre della Mister Hobby, mentre sul cromato non dava la stessa resa e utilizzato il lucido apposito degli Alclad. Per la pecca è che purtroppo, dando un protettivo, la cromatura tende un po' a perdersi, perché sennò prima era molto più specchiante. La cromatura però tende, cioè la, il lucido tende un po' a spegnere la cromatura. Poi, se si esagera con le mani di lucido, create la colata. Se create la colata, vi potete fare arachiri seppuku e rifare il pezzo. Cosa che anche per quel motivo lì mi ha costato più volte il rifare le ali. Le ha rifatte tante volte le ali, vero? Le ali, mi è... soprattutto le parti superiori. Le parti dove ci sono le punte. Queste due parti superiori. Una mi è venuta al primo colpo, l'altra ho dovuto metterci 3-4 volte. Prima di arrivare con bestemmie. Poi è chiaro che la perfezione non esiste, se si va a vedere in giro magari qualche difetto c'è, però ho cercato di lavorare nel miglior modo possibile e nel modo più pulito possibile. Ci sono anche poi i due che sono molto carini, i due feticci. Sì. Che anche loro lanciano gli sparini, esatto. E se notate ce n'è uno più scuro e uno più chiaro. Ah sì, lo noto allora. Ma ve lo faccio notare per il fatto che su questo ho utilizzato il GX100 della Mister Hobby. Ho notato che altera il colore quella. Ho deciso, tanto lei non l'aveva neanche notato, e quindi ho detto, sì, c'è una leggera differenza di cromia, ho detto, vabbè, ho capito, il GX100 non lo si, sul metallo, non lo uso. Morta lì. Sul resto utilizzo il suo specifico, anche se mi avevano consigliato di utilizzare il GX100, ho capito che è una zanata, e sono tornato sui miei passi utilizzando l'acqua gloss degli Alclad. La pecca dell'acqua gloss, essendo per l'appunto molto acquoso, cosa tende a fare che quando voi glielo sparate sopra? Che crea la colata, crea la goccia, mentre invece il GX100, essendo più pastoso, lui quando arriva si aggrappa, si deposita e rimane lì e ti dà un bel effetto. Invece l'acqua sente il freddo, sente cosa e tende a scivolare via. Anche quando tu lo spari con l'aerografo, magari a pressione a 1,5, 1,4, come ti consigliano di utilizzarlo, comunque se ne spari troppo e se ne rimane sopra depositato, questo cosa fa? Tende a correre. Tendendo a correre ti fa il deposito della goccia. Se ti fa la goccia, come detto prima, prendete la spada, fate seppoku. Pensi che nelle verniciature industriali, le verniciature all'acqua, primer e tinta finale, tra il primer e tinta finale, bagnato su bagnato, deve esserci una zona d'arrivo in cui deve esserci una temperatura un po' elevata di calore per tirare via l'umidità che ha il primer dell'acqua. Altrimenti, quando ci dai la tinta finale, viene fuori tutto e ti fa le colate. Certo, ma sulla confezione, sul boccettino, c'è scritto sull'acqua gloss, certo, mani leggere e continue, mani leggere. Se ti scappa schiacciato l'aerografo, ciao, sta bene. Se poi vi parte la bestemmia, è anche lecita. Sì, è lecita. È lecita perché comunque quando arrivate alla finitura vuol dire che siete per l'appunto alla finitura. Alla finitura. E dovete sbattere via tutto il lavoro che avete fatto prima. Bravi compratori. Quelli. Ma arriverà a comprare lei anche lei. Ma va. No, noi le prenderemo un modello e faremo una live con lei che farà il modello. Ma lui fa il modello. Di sai, di cognome Briga. No, non esiste. Poi, comunque, sai che è stato, anche perché poi dopo che ma questo l'hai fatto, quello dopo il criticone, rompi le palle. Ma lei può criticare, eh? No, perché è bello, mi piace, è bello, è fatto bene, mi piace questo bottone. Com'è falso lei? No, è vero, mi piace, è fatto molto bene. Al di là di tutto io sono soddisfatto del risultato che ho fatto. È chiaro che, ragazzuoli, del robot c'è anche poi poco da dire, e qui la chiudo qua. E poi la chiudiamo qua. Quello che vi posso dire è che quando lavoro, tra virgolette, in maniera un po' sporca o con dello shading, che puoi sempre andare con un colpetto di qui, un colpo lo recuperi. Lo recuperi. Quando tu lavori pulito o cerchi di lavorare pulito,
quando fai l'errore ciuchi, infatti lo stress che io sopporto quando lavoro in maniera chiamiamola sporca o comunque in scelico, comunque con ombreggiature, a meno che tu non faccia una sanata, la riesci a recuperare, la recuperi in un qualche modo qua. Va bene, il livello di stress a lavorare lei può fare tutto in shading con le ombreggiature, tutte le sanate che lei fa. Beh, oltre a fare il gumplo devo anche pitturare. Beh, certo. Sì, sì. Però se al di là di tutto, se venisse fuori un, perché questo qui diciamo che è fatto con io la chiamo una chiamiamola mano da Chogokin, no? Cioè lo si può considerare come tale. Okay. Quindi non real, ma da Chogokin. Se dopo le venisse fatto un lavoro così, lei sarebbe soddisfatto del suo lavoro? Sì. Sarebbe comunque, si sentirebbe un po' appagato. Sì, però del risultato finale. Ma non ho tempo, troppo. Non ho tempo. Io sono una persona che lavora, non sono come voi che fanno il cazzo dalla mattina alla sera. Quindi lei sta insultando tutto il popolo dei gumplatori anche. Assolutamente, chi è un gumplatore è uno che non sa che cazzo fare dalla mattina alla sera. Dopo, che non è un insulto, no, è un dato di fatto. Dopo le massime dello straccione, beh, sicuramente lui si è attirato le simpatie dopo dei mitclottari, anche dei guardi che i mitclottari sanno che io amo i Cavalieri dello Zodiaco soffrendone. E li ha anche difesi quest'anno. E li ho anche difesi perché è meglio se non parlo. Comunque. Vai. Ma ricordate anche una cosa che devo fare. Sta bene? Sta bene, ciao ciao.